A distanza di 8 lunghi anni torna a nuova vita l'ex aurum di Città Sant'Angelo con l'inaugurazione della struttura riqualificata che ospiterà lo store di Torri Cantine Rosa Rubra Group, che potrà essere utilizzato anche dal comune di Città Sant'Angelo per attività culturali. L'impianto di quasi 4 ettari con 3 grandi capannoni è stato venduto dall'Ilva di Saronno all'azienda vinicola abruzzese Torri Cantine, costola del Rosa Rubra Group, e diventerà l'hub di smistamento per l'Europa e per tutti gli altri mercati, compresi quelli orientali, contribuendo alla riqualificazione del territorio con una non meno importante ricaduta occupazionale sullo stesso. La procedura di acquisizione dell'area è stata lunga e piuttosto complessa, a partire dalla trattativa con l'Ilva di Saronno, così come è stato considerevole l'impegno economico. Ma adesso passa tutto in secondo piano di fronte all'entusiasmo per la nuova avventura. L'apertura ufficiale, diciamo, di questo sito, che è stato scelto da noi per essere il centro, diciamo, di tutte le nostre attività. Abbiamo messo qua dalla produzione, cosa che non si vede dall'esterno, ma abbiamo messo anche uno store, un locale wine bar, abbiamo i magazzini per la logistica, quindi è il polo che aggrega tutto il gruppo vino. Lei è l'amministratore. Perché le piace il vino o perché le piace fare l'amministratore? Qualcuno lo deve fare, però no, indubbiamente sono stato uno dei promotori di questa diversificazione nel mondo del vino, perché il nostro gruppo, la capogruppo totale, è una società tecnologica Mixo di telecomunicazioni. E allora abbiamo voluto fare questa diversificazione, ma con un impegno forte, per cui abbiamo aperto queste 3 cantine, Rosa Rubra, Torri Cantine e Musiche, insieme al maestro Peppe Vessicchio, e stiamo lavorando per fare sempre più grande questo gruppo. Dove c'era l'aurum, dove c'era un pezzo di storia, sta cominciando un'altra storia che ha un principio laddove? Ma allora, diciamo che questo è un luogo storico, come hai detto prima, c'era l'aurum dagli anni 80, questo luogo è stato, diciamo, dismesso, è stato forse una decina d'anni dismesso. Allora noi eravamo in cerca di un luogo rappresentativo, anche con spazi rappresentativi, e per cui abbiamo pensato di fare questo, che, come dicevi prima, è un polo che va dalla produzione alla comunicazione, al restituire anche una parte della città, diciamo, di Città Sant'Angelo, che altrimenti non ci sarebbero delle fontane. Ovviamente, le fontane sono il segno che siamo vivi. Avete lasciato qualcosa dei vecchi arnesi di mestiere dell'aurum, dove per esempio una scolaresca potrebbe venire a ritrovare la storia di un prodotto? Assolutamente sì, se poi entri qui dentro, la cosa più bella che abbiamo lasciato è un distillatore dei primi del Novecento, che è stato portato dall'aurum da Pescara a qui, perché l'aurum, la Ilva di Saronno, come prima cosa comprò l'aurum di Pescara, poi l'ha ceduto al comune e ha portato alcune attrezzature qui. Questo è un luogo simbolo per gli abruzzesi sin dagli anni Ottanta. E all'epoca chi passava qui davanti non poteva che rimanere affascinato dalla sua architettura futuristica. Ebbene, a distanza di oltre 40 anni la struttura ha conservato tutto il suo fascino. L'idea di trasformarla in un crocevia di riferimento collettivo era suggestiva ed è nata quasi per caso in un incontro col sindaco di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti. Per me è un sogno che si realizza come sindaco di una città, vedere rifunzionalizzata un'area industriale così importante
soprattutto con un imprenditore lungimirante come Riccardo, che è riuscito a vedere oltre quello che poteva essere un complesso industriale. Oggi abbiamo la testimonianza tangibile di quanto questo possa diventare attrattivo e vitale per una città. Come sindaco dico grazie Riccardo, grazie Rosa Lubra, grazie Torri per aver investito a Città Sant'Angelo. Siamo orgogliosi, questo è il commento del sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, di donare alla cittadinanza questa nuova perla enogastronomica, una struttura che per troppi anni ha visto uno stato di degrado e che oggi è stata finalmente riqualificata. Costituirà un importante biglietto da visita per la nostra città, portando visitatori e ospiti da tutto il mondo. Si tratta di un progetto nato informalmente nel 2019 che, grazie a una costante interlocuzione tra ente e imprenditori, siamo riusciti a realizzare un punto di riferimento per la regione, un punto di ritrovo per la comunità e un'eccellenza vitivinicola italiana. Abbiamo rifunzionalizzato una delle grandi strutture con potenziale nel nostro territorio e ci impegniamo a recuperare altre con il fine di far decollare la nostra città. Lei è un socio di Rosa Rubra. Perché è un socio di Rosa Rubra in Cina? Perché Rosa Rubra voglio fare mercato in Cina. Mercato bisogna trovare uno conosci Italia, anche conosci di Cina queste persone. Dopo trovare con me insieme fare una società in Cina, fare vendere vino di Rosa Rubra in Cina. Il vino in Cina è come quello in Italia, in Europa, o com'è? Vino in Cina, perché vino cinese ancora così, però vino in Italia sicuramente più buono, capito? Anche adesso, anche noi in mercato in Cina ha fatto bene. Lei ama l'Italia? Non capito. Ama l'Italia? Ama l'Italia. Ama l'Italia, lei? Vuol bene all'Italia? Sì, voglio sempre arrivo in Italia a fare il giro, cose, per oggi fare cose molto contento. Ci sono possibilità di commercializzare il vino italiano in Cina? Quanto? Vino di Abruzzo adesso lo salubra, vende molto tantissimo, capito? Molto aiuto famoso in Cina, capito? Vino Abruzzo di Rosa Rubra in Cina. Concretizzata in meno di un lustro. In questa location c'è tanto e di più, senza dimenticare che il punto centrale è rappresentato dal vino. Sintetizzando, è possibile acquistare direttamente dal produttore vino di qualità DOP e biologico, anche sfuso, che non è un dettaglio trascurabile. Un'azienda che da piccola che era inizialmente, man mano, anno dopo anno, è cresciuta e sta dimostrando i suoi attributi, perché questi sono risultati incredibili, sono risultati non facili da realizzare, e il fatto che noi ci siamo riusciti ci rende felice. Eccolo! Chi è questo? Questo signore si chiama Teseo. Venga Teseo. Si chiama Teseo. Che fa? Ed è un nostro super consulente che ci aiuta a migliorarci ogni giorno di più. Lei è un super consulente. Super consulente. Mi piacerebbe esserlo, purtroppo non lo sono, però insomma. No, lo è solo modesto. Ci sta aiutando a percorrere la strada giusta e poiché il nostro titolare è uno che ci vede lontano, sa di chi fidarsi e a chi affidarsi, e questi, come stavo dicendo, sono allora, i risultati. Se lei è un super consulente, ecco, lei è un super sommelier, diciamo super sommelier. Così, anche perché se non lo dico io non lo dice nessuno. Quindi, sono i suoi consigli che avete dato fondamentali per questa questo io credo che il consiglio venga da tutte e due: rimanere fedeli all'aspetto qualitativo dei prodotti. Esatto. Quindi fare del tutto perché non si perda questo grande patrimonio che è la qualità dei prodotti di Rosa Rubra. E lei che ci ha messo? Intanto io vado. Vada super. Cosa ci ho messo? Io ci ho messo Superman.
Allora, io ci ho messo la passione, perché devo dire che quando sono arrivato ho trovato una realtà biodinamica molto ben organizzata, un'azienda che credeva nel vino naturale, nel vino senza fitofarmaci, senza pesticidi, senza OGM, e che puntava su quella che un tempo era malapena conosciuta, no? La biodinamica, che nasce dal biologico, ma che è un passettino in più, vuole addirittura cercare quella, come dire, quel rapporto tra agricoltura ed ecosistema, e cercare di accontentare tutti. Un po' la regola che dice: meno l'uomo ci mette le mani su un terreno, e più quel terreno si difende da solo grazie alla sua natura, grazie alle sue incredibili capacità. E così è stato. Noi abbiamo dei vini, abbiamo alcune linee che sono l'estremizzazione della biodinamica, con dei solfiti che sono minimi, che non arrivano a 60-80 mg per litro, e che sono esattamente come quel vitigno deve essere. Poi può piacere, può non piacere. Abbiamo alcune linee più commerciali, alcune linee molto più ricercate. Io ritengo che stiamo facendo un buon lavoro. È solo una questione di tempo perché anche i clienti più difficili riescano a capirci e sposino la nostra causa. Un sorriso affascinante. Troppo buono. È il vino. È il vino. È il vino di Rosarubra che mi fa sorridere. è lui. Eccolo qua. Questo è è lo spumante di cui le parlavo prima, quindi un metodo Martinotti Charmat lungo. Come vedete, l'ho versato un bel po' di minuti fa e è ancora un perlage infinitamente fitto, numeroso, persistente, ha un colore straordinario. È un blend di Pinot Nero e Petit Verdot, ed è anche un vino molto paziente, perché nonostante si tratti di un Martinotti Charmat, aspetta ben 9 mesi prima di poter essere messo in commercio, e le assicuro che è un capolavoro. La prima volta che ha assaggiato un goccio di vino, a che età? Sa che non glielo saprei dire, perché poi per noi non è mai stato un tabù, quindi anche a casa, quando c'era un bicchiere di vino, ovviamente non da infante, ma da, insomma, adolescente. Insomma, il vino fa bene o fa male? Che fa? Allora, io credo che il vino a piccole dosi faccia sempre bene. Il vino è comunque un alcolico, è un vasodilattatore. Poi, preso come tutte le cose, preso nella giusta misura, non si può dire che faccia male. Anche solo per l'effetto antidepressivo che ci rilascia, perché dopo un bel calice di vino, immaginiamoci d'estate col caldo, un bel vino a 6-8 gradi come questo qui, no? E noi siamo lì davanti a un bellissimo spettacolo, che possa essere un boschetto come questo, ma potrebbe essere anche un bel panorama di mare, e noi ci facciamo questo bel calice, noi siamo più contenti, siamo più felici. Quindi anche solo per questo io ritengo che il vino faccia bene. Poi è chiaro, mai esagerare, non bisogna mai superare i limiti, ed essere contenti per quello che abbiamo. Il vino le fa venire in mente Libiamo, lieti calici, e poi? Poi il brindisi della Traviata. Però non finisce bene. Come possiamo raddrizzare la storia? Melodramma finisce sempre male. C'è sempre qualcuno che si lancia da Puccini, da Tosca, da Castel Sant'Angelo o una Traviata, insomma, vabbè. Però in questa serata è una serata dove finisce sicuramente molto bene, e io sono particolarmente felice per Riccardo Iacobone, per Rosarubra, per Torri, perché li ho visti nascere in questa piccola realtà che era Pietranico, e adesso sono diventate una realtà importante nazionale e a livello internazionale. E poi la musica ci unisce, perché io sono stato uno dei fautori dell'incontro con il maestro Beppe Vessicchio, che poi con Torri ha inaugurato Musiche, e quindi c'è una appartenenza particolare in questo territorio, e soprattutto con l'amicizia che mi lega tantissimo a Riccardo Iacobone.
Comunque il melodramma di solito finisce male, però c'è Julia Roberts che le si attorcigliano le budella, se lo ricorda? Eh sì, in Pretty Woman, no? Quando Richard Gere la porta in teatro e lei in quel momento si mette a piangere. Beh, il vino in qualche modo emoziona, come la musica, no? Perché ci rende partecipi di sensazioni molto belle, no? Soprattutto a livello degustativo, a livello visivo. E perché si fa il cin cin? Perché nell'orecchio non puoi sentire il senso e la bontà del vino, e quindi era il terzo movimento per creare un suono e avere la stessa sensazione del palato e dell'occhio. Mancava l'orecchio. E quante se ne imparano andando in giro a fare il giornalista? E quante se ne impara a fare l'ugandante? Viva l'Abruzzo, viva Rosa Rubra e viva Torri, e auguri, auguri, auguri!